Ecco invece il Latitude 13 serie 7000, nome in codice 7350, un prodotto che appartiene appunto alla famiglia Latitude, quindi rispetto alla generazione, o meglio alla famiglia Venue, non contraddistingue un tablet che vuol diventare un ultrabook, ma bensì il contrario, un ultrabook che nell'eventualità si trasforma in un tablet, permettendo al tempo stesso di mantenere la piena produttività, quindi con un'ottima performance, ma anche una certa trasportabilità, ma soprattutto mantenendo una dimensione di display che permette anche di produrre del contenuto oltre che di fruirne. Quindi questa è una soluzione che sicuramente fa contente molte aziende che vedevano nel limite un po' del tablet la dimensione ridotta. Un prodotto di questo genere, che ha un 13,3 pollici di dimensione, Full HD, Corning Gorilla Glass, anche in questo caso quindi molto robusto, è un prodotto quindi che può essere considerato un vero e proprio 2-in-1 ultrabook, dove abbiamo una tastiera che funge da docking station, dove sono presenti due USB 3.0 nella parte posteriore, una tastiera che ingloba una batteria tampone, quindi che va ad aggiungere una 2 celle, aggiungendo ulteriori circa 3-4 ore di autonomia rispetto al tablet. Mentre invece, quando si vuole una soluzione per la mobilità, abbiamo questo bel 13,3 pollici, anche questo con processori M Intel, un prodotto che dal punto di vista dell'autonomia dice molto, perché utilizzando la batteria di questo elemento, che sono circa 6 ore, più ulteriori 4 ore della tastiera, più ulteriori 4 ore magari acquistando un alimentatore Power Companion che permette quindi di ricaricare il tablet avendo una ulteriore batteria direttamente integrata nell'alimentatore, si arriva ad una giornata intera di produttività. Tornando al prodotto in sé, è un prodotto che è leggero, perché un 13,3 pollici da 900 grammi è sicuramente uno sforzo ingegneristico notevole. È un prodotto predisposto per il business, perché comunque monta tutte quelle caratteristiche come il TPM, la possibilità del VPro per fare gestione da remoto, o anche la possibilità di fare encryption attraverso gli strumenti Dell Data Protection. Nel caso in cui appunto si torni ad utilizzarlo con la sua tastiera, bisogna aggiungere circa 600 grammi per ottenere quell'autonomia in più di cui parlavamo. Ma non si ferma qui il prodotto, perché comunque raggiunge una robustezza notevole, una robustezza dovuta a dei materiali, altri metal, magnesio, zinco, alluminio, ma soprattutto un prodotto anche che offre sicurezza, perché si può vedere, abbiamo presente lo smart card reader direttamente nello chassis e il lettore di impronte digitali, che sono degli elementi che sicuramente stanno un po' ritornando in voga negli ultimi tempi, soprattutto in un mondo puramente business. Questa tipologia di prodotto, il 7350, inoltre va a rafforzare uno standard di mercato che andrà a diffondersi grazie ad Intel, che è la tecnologia WiGig, sia la possibilità di avere una docking station senza cavi, sfruttando quelli che sono gli standard della wireless, e il fatto che adesso la WiGig sia legata in qualche modo ad Intel permetterà una diffusione molto più rapida, mantenendo dei costi decisamente più bassi rispetto al passato. Questo prodotto, da un punto di vista ergonomico e delle porte, lo vediamo, è soprattutto sviluppato sulla parte posteriore, dove abbiamo le due USB 3.0 PowerShare, abbiamo una mini DisplayPort per collegare un monitor esterno, anche in questo caso abbiamo l'alloggiamento per il cavo Nubble, che permette dunque di lasciarlo in ufficio quando non lo si vuol portare a casa la sera. Sulla parte tablet le porte sono ridotte all'osso, in quanto abbiamo soltanto la parte legata all'aggancio della tastiera in maniera puramente fisica. Abbiamo la parte di alimentazione per sfruttare i Power Companion, quindi quell'alimentatore che ingloba la batteria aggiuntiva. Abbiamo il jack per gli auricolari e il microfono, il 2-in-1. Sul lato posteriore abbiamo il pulsante di start di Windows, oppure il volume up and down. Per quanto riguarda le webcam, 8 megapixel nella parte posteriore e 2 megapixel nella parte frontale, anche in questo caso abbiamo due microfoni per la riduzione del suono esterno. Per quanto riguarda invece la tastiera,
Abbiamo notevolmente anche allargato il touchpad, migliorando anche l'ergonomia totale della tastiera. Adesso i tasti sono un po' più separati rispetto al passato, ma nonostante rispondano un po' a questa necessità che viene dal mondo consumer e che stiamo sviluppando sul mondo business, siamo riusciti ad ottimizzare appunto l'ergonomia di pressione, tant'è che questa tastiera risponde agli ISO del GS Mark, che è praticamente uno degli standard riconosciuti nel mondo professionale.